Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno bimbi, buongiorno ai nostri sindaci, alle istituzioni presenti, ai nostri concittadini. Partiamo con i grazie, perché insomma qualcuno qualche grazie se lo merita. Innanzitutto grazie ad ANAS, a Fincantieri, a tutte le aziende che hanno permesso la realizzazione di quest'opera, grazie alle maestranze, grazie alle istituzioni locali che si sono unite con estrema concretezza, senza guardare colori politici, ma vedo di fronte sindaci che probabilmente sono di vari partiti, ma che hanno il tricolore, quindi per l'interesse dei loro concittadini si sono uniti per trovare una soluzione la più rapida possibile. Grazie alle istituzioni regionali, anche qui stiamo parlando di due colori diversi dal punto di vista politico, ma cancellando la bandiera hanno messo primo tra tutti gli interessi dei nostri concittadini. E allora torniamo al tema della concretezza e quindi grazie anche al commissario e a tutta la sua squadra che chiaramente ha permesso con il proprio lavoro di avere questo risultato, un risultato storico per l'Italia, ce lo dobbiamo dire serenamente. È stato citato giustamente il caso eccezionale del Ponte di Genova, ma oggi qui possiamo dire che una non eccezionalità come quella verificatasi a Genova, noi possiamo dire che finalmente che i commissariamenti funzionano. Questa è la prova, questa è la prova del fatto che attraverso questa seria politica si potrà attualizzare realmente la rinascita del nostro paese attraverso gli importanti investimenti legati al PNRR e agli investimenti che toccheranno le importanti opere olimpiche del 2026, le Olimpiadi invernali. Dunque dicevo, usare i commissariamenti, mettere le persone giuste al posto giusto, trovare istituzioni che, ribadisco, non trovano nessuna ragione di discussione, nessuna criticità, ma si uniscono intorno allo stesso tavolo con grande concretezza per arrivare al risultato, e questo è l'ottimo che questo ponte dimostra. Quindi, tornando alla questione dei commissariamenti, dobbiamo valutare se oggi questo è lo strumento giusto per attualizzare e rendere vere quelle opere che in molti abbiamo in testa, molti dei nostri ingegneri hanno sulla carta, nero su bianco, ma che noi vogliamo che siano realizzati entro il 2026, ma è evidente che questa in chiave prospettica non può essere la normalità. Se c'è bisogno di commissari, di bravi commissari, vuol dire che la norma non funziona. E allora il codice degli appalti, su questo stiamo lavorando, perché venga modificato. E come dicevo, un governo che riesce con concretezza a lavorare con le istituzioni locali, mettendo in campo le sue migliori aziende pubbliche, perché tutto questo possa verificarsi, beh, è un governo anche capace di prendere in mano letteralmente il toro per le corna, di prendere in mano questa norma che purtroppo ha dimostrato di non essere funzionale agli obiettivi del Paese e cambiarla. Insomma, oggi è una grande giornata, io vi chiedo, chiedo a voi che avete la fascia tricolore e quindi rappresentate tutti i concittadini che sono alle nostre spalle, sono intorno a noi a queste vallate, di farvi un grande applauso, perché questo è quello che si merita a questi ragazzi, questo è quello che si merita ai lavoratori, questo è quello che si merita alle istituzioni regionali che hanno lavorato con noi. È chiaro che già da questa settimana lavoreremo per far in modo che una opera contestuale a quella legata alla criticità che si è verificata in quest'area, quindi al crollo del ponte, cioè alle ormai famose opere che sono state realizzate lungo l'autostrada, possano diventare una realtà duratura, anzi una realtà che rimane per sempre. E allora siamo in una fase di valutazione con la società che logicamente gestisce l'autostrada, che sta facendo le proprie verifiche. Noi siamo dalla parte delle istituzioni locali, il governo è dalla parte, esattamente come lo è stato in questi 13 mesi, è dalla parte dei sindaci, è dalla parte delle regioni, è dalla parte dei nostri concittadini. Quindi mi sembra abbastanza evidente che il percorso tracciato e il percorso passa per questo ponte, il ponte di Abbiano. Grazie a tutti. Grazie, grazie, Ministro.